Diciamo che tutto quello che vediamo, che abbiamo visto, rimane con noi da qualche parte, quindi poi attingiamo a delle cose anche inconsapevolmente che fanno parte di noi, del nostro immaginario, del cinema che amiamo, di altri tempi. Non ho avuto un riferimento in particolare, non ho avuto un riferimento in particolare, mi sono affidata moltissimo al nostro regista che appunto insomma mi ha guidata, ci ha guidati proprio in questo viaggio. Mi sono totalmente affidata a lui, a quello che lui voleva raccontare, al suo immaginario, e ho cercato il più possibile di intonarmi alle sue volontà, alle sue, insomma. Appunto, parliamo proprio di un'epoca che, a parte che con il cinema non conoscevo affatto dal punto di vista emotivo, e quindi ho avuto tutto da imparare, ma non ho avuto proprio un riferimento specifico. Non so tu. Oh, sì. No, io neanch'io non mi sono mai, però come sono d'accordo, anch'io, come Benedetta, ho proiettato e forse inconsciamente è come non si può non pensare a tutti i film che hai visto, no? Quindi in ogni film inconsciamente ti porti dietro in alcune scene, in situazioni, mi è capitato di pensare, beh, questa cosa l'ho fatta però in effetti, come quella battuta, dicevamo in America, piuttosto che un film di Fellini, piuttosto che. È ovvio che abbiamo dei riferimenti assoluti, ce li abbiamo, però ecco, non è che sono così specifici sul personaggio che vai a fare. Qui, come dicevi tu, Marco, giustamente hai un'indicazione precisa di una caratteristica fisica del personaggio, cioè la sua zoppia, la sua raucanza. E chi mi conosce sa che tra un ciak e l'altro, in tutti gli altri video che ho fatto, facevo sempre un po' questa claudicanza, così, ma per giocare, no? Quindi sono anni che mi preparo come un cretino a fare finalmente questo personaggio claudicante. Finalmente è arrivato, è uno dei motivi. E lui era preoccupato perché io la facevo un po', cioè gli facevo un po' la zoppia, la facevo così, facevo una cosa tipo. No, era un po', diciamo, un po' troppo. Allora è tutta stata una guerra, una lotta, una lotta a togliermi questa zoppia. Dico, cioè, ma stai tranquillo, non te lo faccio mica, hai una paura. Quindi siamo stati tipo una settimana che io ogni tanto gli facevo vedere, ma prima di cominciare le riprese, io gli facevo vedere, guarda, allora io vorrei fare così, lo facevo ancora. Con la gamba prima e diceva, dai, ti prego, no, così no. Allora poi lo facevo un po', però sempre un po' accentuato, che è anche un po' comico. Invece poi siamo giunti finalmente a quella che sarebbe stata comunque la cosa che avrei fatto, perché diciamo, non è che sono famoso per essere un attore caratterista che fa proprio le caratterizzazioni, sì, sono un attore versatile, ma cerca sempre di mantenere un certo, cioè metto la caratterizzazione al servizio della costruzione emotiva del personaggio e mai viceversa. Ci sono altri attori invece che, come dire, piegano il percorso emotivo, quindi per invece fare la performance. Io non sono un performer. Non mi interessa proprio fare queste cose qua. Per cui tutto deve essere molto misurato. Neanche sta zoppia alla fine penso che sia venuta credibile, ecco, sufficientemente credibile. Non ti poni il problema, non dici però come bravo Scamarcio a fare lo zoppo, perché questo sarebbe stato il problema, capite, no? Cioè, uno deve credere a Luciano, lo deve vedere nel suo insieme, deve essere credibile. Quindi questo. Era la rappresentazione che voleva fare Riccardo, davvero ero molto preoccupato, era molto divertente. Però Riccardo forse avrebbe dovuto dire un'ispirazione bella, che è stata direi tuo padre, no? Ah sì,
Sì. No, è che, però questo me ne sono accorto dopo, sì, praticamente, poi guardando il film, un po' anche mentre lo facevo, però mentre ho visto il film mi sono accorto che faccio delle cose, ho proprio sto invecchiando, però faccio delle cose che faceva mio padre, però nella vita non le faccio, e in altri personaggi non mi sono mai accorto, quindi è come se... ecco, questo personaggio d'altri tempi, inconsciamente io lo ha... Forse mi sono liberato da mio padre, sì. Però me ne sono accorto dopo, cioè non è una cosa... È un po' un mondo misterioso di quando uno finisce a fare un film. E tutto si usa, gli attori usano tutto. Molte cose le usi inconsciamente. Prego.